Prendiamo uno o due esempi e vediamo come tale trasmutazione potrà effettuarsi. Consideriamo in primo luogo quella grande sorgente di dolore nel mondo inferiore, che è la ricerca del piacere per il sé personale, senza tenere conto dei desideri o dei sentimenti altrui. Il desiderio di godere da solo, rinchiuso in un cerchio limitato, isolato dal mondo esterno e consacrato esclusivamente alla soddisfazione del sé inferiore. Ebbene, come si comporterà l'anima nei confronti di questo istinto che spinge alla ricerca del piacere? In esso vi è qualche elemento che possa essere trasformato dal fuoco? La ricerca del piacere, che è sempre seguita dalla sofferenza, può diventare una facoltà atta a diffondere la gioia e a far condividere a tutti ciò che uno solo ha acquistato. L'anima scoprirà che può operare questa trasmutazione cercando di eliminare man mano l'elemento separativo dell'istinto che induce a cercare il piacere nel mondo esterno, sforzandosi costantemente di scacciare il desiderio di esclusività, abbattendo il piccolo muro di ignoranza che lo circonda nei mondi inferiori ove si manifesta, bruciando la muraglia inferiore che in tal modo non potrà più separarlo dagli altri. Succederà che, dopo aver ricercato ed ottenuto un piacere, il sé si riverserà al di fuori fra tutti i suoi simili e dividerà con essi la felicità che ha scoperto. Inoltre l'anima non tarda ad accorgersi che la sua maggior gioia sta nell'obbedienza. In un mondo ove tutto è legge, vivere in armonia con questa deve necessariamente apportare pace e felicità, mentre basta la sola presenza della discordia a dimostrare che non esiste armonia con la legge. Quest'anima è in evoluzione. Allorché si accorge di aver acquistato qualche potere spirituale o qualche conoscenza, quando vede di aver scoperto qualche verità, si abituerà a sentire che la gioia del possesso risiede veramente nell'atto di donare, non in quello di acquistare, e che la cosa più necessaria è di abbattere tutte quelle muraglie che all'epoca della sua ignoranza aveva costruite, permettendo così alla gioia di dilagare sul mondo intero degli uomini e delle cose. Ecco come l'istinto del piacere, della ricerca del piacere, si trasmuta in potere di diffondere gioia. E colui che prima cercava il piacere da solo si renderà conto che la vera gioia consiste soltanto nel condividerla con altri e che nulla vale la pena di essere posseduto se non quello che si dona. E la gioia del dare è veramente il sacrificio essenziale, la profusione su tutti di ciò che altrimenti diverrebbe inutile, restando racchiuso in un sé isolato. Ora consideriamo un altro esempio di questa stessa alchimia spirituale, e cioè l'amore egoista. Troviamo qui qualcosa di più elevato del semplice istinto della ricerca del piacere, poiché la parola stessa, amore, implica il dono di qualcosa ad altra creatura, altrimenti non sarebbe affatto amore. Questo sentimento però può essere completamente egoista, sempre intento a prendere anziché a dare, a calcolare quanto può ottenere da coloro che ama e non quanto può dare loro. Questo amore, per il fatto stesso che cerca un guadagno, inevitabilmente manifesta gli antipatici attributi di esclusività, di gelosia. Ha il desiderio di allontanare gli altri, di tenere tutto per sé l'oggetto amato e per così dire di ricoprire il sole con un tetto per farlo brillare soltanto sulla propria casa e non permettere a nessun altro di godere dei suoi benefici raggi. Un simile amore egoista come potrà essere trasformato?
non certo con la diminuzione dell'amore, come tanti si illudono di fare, non rendendolo più freddo e più duro, come se l'amore potesse mai essere tale, ma piuttosto aumentando l'amore stesso e cercando metodicamente di liberarlo da quegli elementi che lo degradano, sorvegliando il sé inferiore. E quando ci si accorge che questo tende a costruire un piccolo muro di esclusività, distruggendolo subito. Quando sorge il desiderio di tenere per sé ciò che si considera tanto prezioso ed ammirevole, cercare immediatamente di condividerlo col prossimo. Se nasce la tendenza a privare gli altri dell'oggetto dei suoi affetti, prodigare questo oggetto all'esterno onde condividerlo con gli altri. L'anima deve imparare a conoscere che tutto ciò che è bellezza e gioia deve essere messo alla portata di tutti, affinché anche gli altri possano provare la stessa felicità goduta in origine da uno solo nel possesso dell'oggetto amato. Così scompariranno a poco tutti gli elementi grossolani. Ogni qualvolta l'egoismo si farà sentire, dovrà essere risolutamente scacciato. Se la gelosia tenderà ad affermarsi, dovrà immediatamente essere arrestata. Succederà così che là ove regnava il sentimento godiamo da soli, nascerà quest'altro sentimento. Andiamo assieme nel mondo per dare e condividere con altri la gioia che assieme abbiamo trovato. Mediante un simile processo di alchimia, l'amore diventerà compassione divina e si diffonderà su tutta l'umanità. E colui la cui gioia consisteva nel ricevere i doni dall'essere amato, raddoppierà le sue delizie, prodigando agli altri ciò che ha trovato. E questo amore, che una volta era egoista, che era forse l'amore fra un uomo e una donna, si è allargato, prima per comprendere il circolo della famiglia, poi la vita della comunità, poi quella della nazione e infine quello della razza, per giungere a contenere tutto ciò che vive nell'universo, ove nulla esiste che non abbia vita. E quest'amore nulla avrà perso della sua profondità, del suo calore, della sua intensità, del suo fervore, ma si diffonderà su tutto l'universo invece di rimanere concentrato in un solo cuore e sarà diventato un oceano di compassione che comprende tutto ciò che vive, tutto ciò che sente. Questa sarebbe, per quanto concerne l'amore, l'alchimia dell'anima. Potreste in seguito prendere le qualità della natura inferiore una dopo l'altra ed esaminarle come io ho fatto per queste due. Vi accorgereste che il procedimento consiste essenzialmente nel liberarsi dalla separatività, nel distruggere questa con volontà, con conoscenza, con comprensione. Si scoprirà così che tale lavoro è una gioia per l'uomo vero, reale. Malgrado l'uomo inferiore talvolta possa nella sua cecità non rendersene conto. Ma allorché tale verità si è fatta strada, quella che precedentemente era reputato sofferenza perde il suo aspetto doloroso, diventa gioia. Perfino nella sensazione assoluta di ciò che altrimenti sarebbe stato tormento, la gioia prende il sopravvento e trasmuta il dolore, perché l'anima vede qual è il fine e lo scopo del lavoro e la natura inferiore comincia a rendersene conto. Continuando lo studio di questo argomento, vedremo che esiste un altro modo in cui operare la trasmutazione che ci interessa. A misura che la sete di saggezza e di amore che costituisce la natura divina nell'uomo fa capolino sempre più nella natura inferiore, distruggendo le limitazioni di cui ho parlato e trasmutandole a propria somiglianza, avviene una formazione di energia e di potere spirituale. Il sé
superiore, che si manifesta nell'uomo inferiore, è capace di produrre energie e poteri che sono, per quanto strano possa sembrare, il risultato del procedimento di cui ho parlato. Si tratta veramente dell'alchimia della natura, per mezzo della quale lo spirito, col suo ardore di amore e di saggezza, si manifesta nel mondo terreno. A causa della sua manifestazione avviene una liberazione di energia. Il fatto stesso di bruciare elementi inferiori produce forze sottili appartenenti ai piani superiori. Perciò il risultato di questo annullamento è la liberazione della vita spirituale. È togliere i ceppi che imprigionavano qualcosa che non poteva manifestarsi, ma che una volta liberato dai lacci che lo avvolgevano, è pronto per lavorare nel mondo. Mentre l'anima si eleva nei piani superiori e si rende conto della sua identità col tutto e della unità di tutto, comincia lentamente a comprendere e a vedere delinearsi una grande verità, e cioè che in virtù dell'unità che la lega ad altre anime, essa è capace di porgere a queste il suo aiuto in vari modi e di dividere con esse quanto ha acquistato, di cedere ad esse, provandone gioia, quanto avrebbe potuto serbare per proprio godimento. L'anima, avendo realizzato l'identità della sua conquista con il tutto, sente che deve necessariamente essere donata al mondo.